Anni dalla Dolce Vita, scatti inediti che in Italia sono visti poco perché usciti sulle riviste soprattutto europee di settore, e dunque con dei fotografi straordinari come Zavattini e Geppetti, e firme come Alberto Barbera e Tullio Kezic tra le recensioni, arriva dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, dalla Mole Antonelliana. Abbiamo portato un pezzo di storia del cinema mondiale qui fino al 20 giugno, vi ricordiamo, alla Casa delle Culture, nella Sala Pazienza, di mattina e di pomeriggio, speriamo anche di notte, perché è una battuta, speriamo di poter fare anche questo, ve lo comunicheremo in caso, ma soprattutto abbiamo ridato slancio anche alla Casa delle Culture, che credo che debba essere un centro culturale fondamentale per la vita della Calabria. Non è Dolce Vita se non c'è The King of Paparazzi. Senza Barillari non si poteva parlare di Dolce Vita. A Barillari per me è una star hollywoodiana. Averlo avuto qui in queste ore è un vanto e anche un'allegria e una positività per tutti, perché Barillari lo conoscerete fra poco, un personaggio straordinario che questi anni li ha vissuti dal di dentro, beato lui. Thank you.
la fotografica, gli anni della dolce vita lei li ha vissuti veramente da protagonista? L'ho vissuti, in questo momento mi sono contento, orgoglioso perché non capivo e oggi vedo che la storia di un paese, ma queste foto che voi vedete un grande fotografo, Marcello Geppetti, dalla scuola assieme con Tazio Secchieroni, Elio Sorci e altri grandi fotografi italiani. Dobbiamo scherzare, però oggi è la storia. E questo motto è la guerra è guerra. E la guerra è così guerra ancora. Perché in 50 anni sono passati gli anni della dolce vita, gli anni della contestazione, gli anni dei sequestri, gli anni dei grandi delitti, la Nuova Repubblica, la Terza Repubblica, Tangentopoli, oggi di Cattopoli, il mondo cambia, però la cosa più importante è l'immagine, perché la guerra è guerra, che vuol dire che tu, quando ti trovi davanti a un personaggio, tu scarti, prima scarti, dopo chiedi, posso pronunciare le parole. Ci può dire in due battute cos'erano gli anni della dolce vita, raccontandoli da chi li ha vissuti? Intanto eravamo più giovani, era un paese povero, un paese che voleva imitare gli americani, un paese che dopo guerra, io ero giovanissimo, ero felice anche guardare un personaggio per strada, non come oggi, tutto difficile, con le guardie del corpo, il personaggio si sente oggi un grande tipo, invece un grande bello. Non è un diverso personaggio, un mondo diverso, un'Italia che cercava di entrare nel mondo in un momento che ancora c'erano le piaghe della guerra. Grazie.